Calcolo combinatorio. Più elementi di quadrilatero. Ok. Allora cominciamo chiedendo una cosa semplice: cos'è una permutazione e quante sono il numero di permutazioni su un insieme di n oggetti? Allora, una permutazione, allora, supponiamo di avere tre lettere, cominciamo con un insieme di tre oggetti. Una permutazione non è altro che una disposizione in ordine diverso degli oggetti dell'insieme, cioè in questo caso per tentativi uno può facilmente verificare che le disposizioni sono 6, cioè A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, e C, B, A. Allora uno può, se vuole dare una definizione un po' più precisa, può vederla in quest'altro modo. Può vederla come l'azione di una funzione. In questo caso io ho gli stessi oggetti, stavolta li ho indicati con i numeri da 1 a 3, e ho una funzione che va dall'insieme, chiamiamolo x, che contiene 1, 2 e 3, a valori un'altra volta in x. Diciamo che f di 2 uguale 1 significa che l'oggetto che stava all'inizio in posizione 2 andrà a finire al primo posto, f di 1 uguale 2 vuol dire che chi stava in prima posizione andrà in seconda, f di 3 uguale 3 vuol dire che chi stava in terza posizione rimane in terza. Allora, qual è però la caratteristica di una funzione del genere che cambia l'ordine? E che deve essere biunivoca, perché ogni oggetto deve avere come in partenza, prima stava nell'ordine, diciamo, di enumerazione, e adesso saranno in un altro ordine, però ogni oggetto deve avere un posto diverso. Quindi se la vogliamo definire in maniera formale, le permutazioni, una permutazione sull'insieme x non è altro che f, si dice permutazione su x, si dice una funzione biunivoca da x in sé. Supponiamo che la cardinalità di x sia finita, cioè il numero di elementi di x finito, per non complicarci la vita. Ok? Una permutazione su un insieme di n oggetti, se x è uguale ai numeri da 1 a n, dove n è un certo numero che è stato fissato a priori, ad esempio 6 o 12. La domanda è: quante sono? Allora, come si rappresenta
una permutazione su x. E quante sono? Queste permutazioni. Allora, vedremo che la risposta alla seconda parte della domanda è più facile. Come si rappresenta, ve lo faccio vedere anche perché, anche se magari non è, diciamo, non ha un'applicazione immediata ai test di qualche tipo, però può essere opportuno saperlo, perché questo genere. Allora, un modo semplice di rappresentare una permutazione è questo. Supponiamo che n sia uguale a 5. Allora, cosa si fa? Si mettono sopra i numeri e sotto le immagini della funzione. Per esempio, il 1 va in 3, il 2 va in 4, il 3 va in 1, il 5 va in 2 e il 4 va in 5. Non, è esattamente la stessa cosa come dire f di 1 vale 3, f di 2 vale 4, f di 3 vale 1, f di 4 vale 5, f di 5 vale 3. Questa è una rappresentazione. Esiste un altro modo di rappresentare la stessa permutazione che si scrive così. Io prima lo scrivo e poi vediamo se qualcuno di voi riesce a capire che significa. Si può scrivere anche così: 1, 3, poi 2, 4, 5. Ah, che significa? F di 1 valeva? 3. F di 1 vale 3. Quindi qui la valore dell'immagine si legge dall'alto verso il basso. Qui si legge da sinistra verso destra. F di 3 vale 1. Perché? Perché ho chiuso la parentesi. Quindi l'immagine di questo è, questo è un ciclo, si chiama. Quindi F di 3 vale 1. Infatti F di 3 vale 1. F di 2 vale 4, F di 4 vale 5, F di 5 vale 3. Questa scrittura qua è più compatta. Questa scrittura qua è più compatta, perché ovviamente dobbiamo scrivere i numeri una sola volta invece che. Però questo aiuterebbe per esempio a capire come si fanno le composizioni di due permutazioni, ma non mi addentro in questo. Diciamo, non vi è utile, però questi sono i due modi standard di rappresentare le permutazioni. Ok? Allora, il problema è: quante sono le permutazioni? Quante sono le permutazioni su un insieme di n oggetti o di n elementi? Quante sono questi due permutazioni? Vediamo un po'. Allora, la risposta è, vediamo un po', se gli oggetti sono due, beh, se l'elemento è uno, la permutazione è uno. Se sono due? No. Due. Se sono tre, l'abbiamo visto prima? Sei. Sei. Stava scritta là, se sono 4, 4 e 3, 2, no, di più, 24, perché 24? Allora, guarda bene, allora, facciamo un piccolo ragionamento, cominciamo a scriverle, cominciamo a vedere tutte quelle che iniziano per A. Una volta fissato che inizia per A, le altre è come A è fisso, è come se fossero quelle di prima, quindi ho B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, D, C, A, D, C. Sono 6, ma queste sono solo quelle che iniziano per A. Per 4, chiaramente, sono 4. Vedi? Chiaro?
Ok, quindi qua c'è puntini, puntini, puntini. Allora, lo capiamo meglio qua mettiamo gli oggetti dell'insieme che sono n, mettiamo semplicemente il loro numero di riferimento, li mettiamo a sinistra e a destra. Allora, se vi ricordate, una permutazione deve essere un'applicazione binomio, una funzione binomio, che significa che io ho 1, devo scegliere f di 1, per esempio f di 1 lo mando qua, non lo so chi è, ok? Quante scelte ho per scegliere f di 1? Quanti sono i n? Cioè n scelte. Adesso devo scegliere f di 2. Quante scelte ho per f di 2? N-1. Perché? Perché abbiamo detto che l'applicazione deve essere biunivoca, cioè non posso mandarlo sullo stesso di prima. Cioè, immaginate n persone, io la voglio far sedere al tavolo, cioè n sedie. Allora, il primo si siede, scelgo ovviamente. Il secondo non si può sedere sul primo, si deve scegliere un altro posto. Quindi i posti rimasti sono n-1 poi ci avrò f di 3 che sarà un'altra scelta, però di scelte me ne rimangono n-2 fino quando mi rimane l'ultimo, la scelta sarà obbligata. Perché? Perché se si sono seduti n-1, per esempio, cioè 11 persone, 11 sedie, quando si sono seduti i primi 10 e l'altro si deve sedere per forza nell'ultima sedia che rimane. Chiaro? E quindi otteniamo. Allora, cosa succede alle scelte tra di loro? Che si moltiplicano. Perché il secondo dove si siede è indipendente da quello che fa il primo. Quindi se il primo aveva n scelte, il secondo ce l'ha n-1, quando vado a considerare, far sedere tutte e due, le possibilità diventano n per n-1, poi per n-2, per n-3. Questo numero si chiama n fattoriale, ok? N fattoriale, ed è un numero molto grande, diciamo, non è che sia grande, se n è piccolo può anche essere piccolo, però cresce molto velocemente. Cioè, allora, innanzitutto 0 fattoriale fa 1, questa è una definizione che ci troverà molto comoda. 1 fattoriale fa sempre 1, 2 fattoriale fa 2, 3 fattoriale fa 6, 4 fattoriale fa 5 fattoriale fa 120, 6 fattoriale fa 720, 7 fattoriale fa 5040, 8 fattoriale fa 40320, 9 fattoriale fa 362.000 880 e 10 fattoriale fa 3.628.800. Oh, vedete quanto velocemente cresce? Per esempio, nella calcolatrice, con la calcolatrice, in genere ci avete fino a 69 fattoriali, perché 70 fattoriale già va oltre per 10 alla 100. E quindi se la calcolatrice non può tenere più di due cifre sull'esponente, non lo metto. Ok? Per esempio, giusto per curiosità, c'è una formula, si chiama formula di Stirling, n fattoriale è n circa n alla n fratto e il numero di Nepero elevato alla n per la radice 2 pi greco n per 1
più 1 su 12 n, primo piccolo di uno quadrato. Vabbè, non è importante ricordarsi. Famosi. Importante sapere che, allora, perché è importante questo? Vedete qua c'è un esponenziale a denominatore e alla n, ma c'è un numero al numeratore che è n alla n. Ma questa qua la trovate su Wikipedia, si chiama formula di Steiner. Quando arriviamo all'università in genere dimostriamo fino a qua. Volendo si può dimostrare anche tutta, ma fino a qua si può dimostrare. Non mai non si fa, pure all'università. Si sa, ok? Che cos'è qui? Però vedete, capite perché cresce così velocemente? Perché lasciate perdere diviso e alla n, ma è n alla n che cresce velocissimamente, perché cresce sia la base sia l'esponente. Ok? Quindi cresce più velocemente della funzione esponenziale in n. E questa è già la prima riflessione. Avete incontrato in qualche problema fino ad ora la crescita esponenziale da qualche parte? Nemmeno mai. Se una cosa, per esempio, vabbè, voi non siete un ragioneria, quindi non fate gli interessi, no? Però un capitale che abbia il, diciamo, dia un tasso di remunerazione del 3% l'anno ha una crescita di tipo esponenziale. Cioè ogni anno lo moltiplicate per 1,03, per 1,03, per 1,03, dopo n anni lo moltiplicate per 1,03 alla n. Questa è una crescita che si chiama esponenziale. Può cominciare anche molto lentamente, ma dopo un po' è molto veloce. Per esempio, sì, nei paesi anglosassoni ci tengono molto a far capire la potenza della crescita esponenziale rispetto alla crescita lineare. Allora, quello che possiamo dire è che sicuramente almeno nella Bibbia conoscevano bene, chi ha scritto la Bibbia conosceva la matematica, perché quando il Dio nella Bibbia dice ad Adamo ed Eva, dice andate, crescete e moltiplicate. Se la crescita fosse stata lineare avrebbe detto crescete addizionale, però la crescita è lineare. Moltiplicatevi, che significa? Che anche la crescita biologica, cioè la crescita o la decrescita, perché per esempio in questo momento il tasso naturale di demografico italiano è negativo, è di tipo esponenziale. Allora, per capirci, sto sfiorando questo argomento, non lo posso trattare, però lo voglio dire ancora una cosa. Per capirci, se avete un capitale depositato che vi rende al 5%, quindi avete 100 euro e ogni anno vi rendono il 5%, quindi dopo un anno avete 105, il secondo anno avete qualcosa in più di 110 perché avete il 5% sui primi 5, sul capitale che è 100, che fa 5, ma avete anche il 5% su 5, quindi avete un 0,25 in più, quindi avete 1,10 in più. Ok? Il terzo anno avrete il 5% su 10,25 oltre che sul capitale, e così via. Per farla breve, in quanto tempo il capitale si addoppia? C'è una regola pratica che deriva da un'equazione con logaritmi che dice che più o meno, se il tasso di interesse non è esageratamente alto, per calcolare il tempo di raddoppiamento basta dividere 70 per il tasso di interesse espresso in punti percentuali. Per esempio, se la cosa sta rendendo al 5%, raddoppio in 14 anni. Se il tasso di interesse fosse solo sul capitale, 5 più 5 più 5 più 5, ci vorrebbero quanti anni per arrivare al 200? 20. Ce ne vorrebbero 20. Però, quindi, se fosse appunto lineare, ci vorrebbero 20 anni per arrivare a 200, ma la cosa importante sarebbe che nei successivi 20 anni tu arriveresti a
su a 300, perché ogni 20 anni guadagni 100 di interesse. Invece con la crescita esponenziale, 14 anni già arrivi a 200, in altri 14 anni arrivi a 400, altri 14 anni arrivi a 800, perché si chiama appunto periodo di raddoppiamento. È una cosa abbastanza semplice, ma può essere utile ricordarla. Ok, quindi abbiamo capito le permutazioni. Le permutazioni per capire il calcolo combinatorio sono fondamentali. Adesso andiamo a vedere cosa sono le disposizioni e le combinazioni. Allora, io ho un campionato a n squadre. Campionato a 21 squadre. Il prossimo campionato sarà 21 squadre. No, sei anni. Mettiamo che hanno retrocesso le dovute squadre, però una, il Chievo ha fatto ricorso al TAR, alla fine arriva il giudice e dice no, il Chievo deve fare la serie. Allora stiamo scherzando ovviamente, però può succedere, è successo qualche volta con un numero dispari, mi sa di no, però è successo in serie B, è successo. Però mettiamo che le squadre siano 21. Qua metto anche quello a 20, perché quello a 20 lo cambio un po'. Per quale motivo? Perché qua ci sono un certo numero di maschietti, i maschietti seguono il calcio, quindi quello a 20 lo sanno la risposta. Dovrebbero almeno. Allora, la mia domanda è: quante partite si giocano in un campionato a 20 squadre? 380. 380. Ma sempre così. Partite. 8 giornate da 10 partite ogni giorno. Ma è difficile, no? 10 per 3 è 8, 380. Quante partite si giocano in un campionato a 21 squadre? No, 21 squadre non lo ricordo. Non è facile. Giocano a 3. Una squadra a giornata devi riposare perché non si può. Ma non è uguale perché una ne può fare. Una ne può fare. Allora, voi dovete organizzare, voi dovete fare il calendario del campionato a 21 squadre. Quante partite si giocano? 401. Contando il riposo per eventuali squadre dispari. Qua tu puoi fare riposare come ti pare, però le partite sono sempre le stesse. Le giornate cambiano, ma le partite sono sempre le stesse. Come è definito un campionato? Ogni squadra deve incontrare tutte le altre squadre all'andata e al ritorno. Quindi quante sono? 10 partite ogni giornata. Vabbè, non ti importa il giorno. Perché allora, ogni squadra, quante squadre deve incontrare? 20. E quante sono le squadre? 22. E quindi 440. 420. Ah, 20. Ah, per 20, sì, 21 erano scappati. Cioè, come questo era 20 per 19, sì. Questo è 21 per 20. Ok? Ok. Adesso, vediamo un po'. Se il campionato fosse a n squadre, n per n alla meno 1, n per n alla meno 1, per n alla meno 1. Allora, cominciamo a dire cose precise. N per n meno 1, n alla meno 1 è 1 su n, n per 1 su n fa 1, tanto per dire. Quindi stare attenti, perché una cosa che ha un suono diverso magari fa pure un significato diverso. N per n. Questo è il numero di partite che si devono giocare. Questo numero si chiama DN2. Disposizione
di n oggetti a 2 a 2. I libri scolastici la n la mette vicino a 2. Vabbè, dipende dai libri. Mettiamo che di n virgola 2. L'importante è capire il concetto. Con le possibilità. Ok. Ora, perché? Fate attenzione che qua c'è una cosa giusta che però probabilmente proviene da due errori che avete fatto e non mi servono. Allora, quando io dico n per n meno 1, allora, vediamo un po'. Quando si fa il mondiale o l'europeo, la fase finale, questa si fa in una certa nazione. Allora, i gironi in genere sono da 4. Quante partite si fanno in girone da 4? Girone? No, sono 3. Ah, sì. No, sono 6. Ah, sì. Sono 6. Ma non sono 12. E 4 per 3 fa 12. Allora, qual è la differenza? Perché sono 6 e non 12? Questo è solo il turno d'andata. No, quello è stato il turno. Sì, cioè non c'è andata e ritorno. In quel caso ogni squadra deve incontrare le altre 3. Perché? Perché nella partita c'hai due incontri, cioè Inghilterra-Belgio, il Belgio incontra l'Inghilterra, ma anche l'Inghilterra incontra il Belgio. Quindi vale per tutte e due. Ok? Mentre nel campionato no, perché nel campionato avrai Fiorentina-Chievo, ma ci avrai dopo pure il ritorno Chievo-Fiorentina. Cioè, nel campionato conta l'ordine. Perciò si parla di disposizioni. Disposizioni significa, io prendo n oggetti, ne prendo due, quindi ne estraggo due, è come se io avessi in un'urna qui i miei n oggetti, ficco la mano, ne tiro fuori due. Quante sono le disposizioni che devo, che posso tirare fuori? N per n meno 1. N per n meno 1 significa che c'è differenza tra il primo estratto e il secondo estratto, cioè il primo estratto gioca in casa e il secondo gioca in trasferta. Quante sono le possibili disposizioni? N per scegliere chi gioca in casa, a quel punto n meno 1 per scegliere chi tra le altre deve incontrarsi. Se invece stiamo nel girone del mondiale, cioè in campo neutro, quindi non conta l'ordine, perché a quel punto una squadra ha incontrato l'altra, per esempio, anche se dovete fare, supponete che fate, che giochiate a ping pong, state alla fase finale del campionato, state negli 8 più bravi d'Italia o della provincia di Frosinone e dovete fare un girone all'italiana. Come si fa il girone all'italiana? Chiunque incontra tutti gli altri si chiama all'italiana. Ma a quel punto quante sono le partite da giocare? Se siete in 8? Sì. No? 7 per 8, 56, diviso 2 fa 28. Perché altrimenti detto, il primo deve incontrare gli altri 6. Il secondo, questo già l'ha incontrato, deve incontrare altri 6. Il terzo ne deve incontrare 5, il quarto ne deve incontrare 4 e così scende. Se fate la somma dei numeri da 1 a 7 viene 28. Viene 7 per 8, diviso 2. E fa 28. È chiaro? Quindi quando CN2 è il numero di combinazioni, si chiama combinazioni di N oggetti a 2, e non è altro che di N2 mezzi.
queste cose le trovate su libri, le trovate su Wikipedia, le trovate dappertutto. Cercate di concentrarvi sul concetto. Oh, supponiamo adesso però che io abbia cinque palline in un'urna. 10 non finiamo più. Allora, le palline sono la 1, la 2, la 3, la 4 e la 5. Ho la mia urna e ne voglio estrarre 2. Allora, se l'ordine non è importante, il numero di possibili estrazioni che posso fare, come lo chiamereste voi? Usando un'analogia con questo caso qui, con questi casi qua. Cioè io ho 5 palline, ne devo tirare fuori 2, quindi non posso tirare fuori, le palline sono senza reimbussolamento, cioè una volta che ho tirato fuori una pallina l'ho tirata fuori. Ok? Ne devo tirare fuori 2. Quanti sono le possibili estrazioni che posso realizzare? Come lo chiamereste questo? Innanzitutto, prima di calcolarlo questo numero, come lo chiamereste? C? 5? 2. Mettiamo che ne devo tirare fuori 3. Lo chiamereste? C? 5? 3. Perché ne ho 5 e ne devo estrarre 3. E perché lo chiamate C? Combinazione. Perché per come ho parlato l'ordine non è importante, io voglio solo sapere se la pallina è stata estratta oppure no. Allora, quante sono secondo voi le combinazioni di 5 oggetti a 3 a 3? 1,75. Sì, sono 5 oggetti senza rimessa dentro. 1,75. No. Deve essere un numero intero. 6. No. 1. Allora, sono 10. Allora, ve lo faccio vedere subito, sono 10. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 3, 4. 1, 3, 5. 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 4, 5, 3. 4, 5. Andiamo un po', ma sono 2, 4, 6, 8, ne ho saltata 1. 9 1 3 mi va. Ah, 1 4 5 saltato. 1 4 5 va per me. Vedete, su 10. Ho scalato di una alla volta, no? Oh, come vedete qua non è importante l'ordine, perché per esempio questa qui, la 1, 2, 5, cioè estrarre la pallina 1, la pallina 2, la pallina 5, in quanti modi diversi poteva venire fuori quando andava a estrarre? 5, 2, 1, 1, 2, 5, 2, 5, 1, poteva essere 1, 5, 2, o 2, 1, 5, o 2, 5, 1, o 5, 1, 2, o 5, 2, 1, cioè quanti modi diversi? 6. Perché? Quei 6 che rappresenta? La permutazione. Cioè quelle erano 3, potevano uscire nell'ordine che più gli pareva. Quindi se dovessi tenere conto dell'ordine di 5, 3, chi sarebbe? Sono 60. 60. Perché ognuna può uscire in 6 modi diversi, 10 per 6 fa 60. Adesso, in realtà, se lo vogliamo considerare nel caso generale,
È più semplice di quanto pensiate. Quello più facile da calcolare di primo acchito non è, è questo. Perché? Io ne ho n, ne voglio estrarre k e dipende pure dall'ordine, devo stare attento pure all'ordine. Allora è facilissimo. Perché? La mia pallina quante possibilità ho di estrarre? N, perché ce ne stanno n dentro. La seconda? N-1. E stavolta non devo dividere per niente perché conta l'ordine. La terza? N-2. L'ultima? N? Più 1. Vedete? La prima, la seconda, seconda c'è 1, la terza c'è 2, la k-esima c'è k-1. Meno k-1 fa meno k. Fate attenzione. E CNK chi è? Se non conta l'ordine, bisogna fare il ragionamento inverso a quello che abbiamo fatto prima. Prima da 10 abbiamo ricostruito che erano 60. Stavolta sono TNK fratto K fattoriale. Perché le permutazioni sono insieme di K oggetti e K fattoriale. Attenzione, questo qua lo potevo anche scrivere come n fattoriale fratto n meno k fattoriale. Perché chi era n fattoriale? N fattoriale è il prodotto dei numeri da 1 fino a n. N meno k fattoriale è il prodotto dei numeri fino a, da 1 fino a n meno k. Semplificate, cosa vi rimane al numeratore? Esattamente il prodotto di tutti i numeri che vanno da n meno k più 1. Quindi vedete, li trovate, no? Se voi continuate, mettete di sopra n-k, n-k-1, n-k-2 fino ad arrivare a 1, sotto ci dovete mettere n-k. Così si avviene. Ok? Se vado adesso a sostituire qua sotto, cosa mi viene? N fattoriale fratto n-k fattoriale per k fattoriale. Questo è il numero di combinazione. Allora, adesso facciamo qualche esercizio. Questo numero potete osservare che se io scambio kn meno k, che succede a questo numero? Niente. Rimane qua. Per esempio c 7 4 e c 7 3 sono qua. Qual è più facile da calcolare? Questo qua, perché è 6 per 6 per 5 fratto 6 che fa 35. Questo qua chi sarebbe? 6 per 6 per 5 per 4 fratto 24 fa sempre 35. Però vedete che è lo stesso. Quindi, e chi sono questi numeri? Adesso lo vediamo, diciamo così. Oh, ci siamo fino a qui? Quindi, per esempio, se io adesso ho, vediamo un po'. Primo esercizio. Qual è la probabilità di vincere al Superenalotto? Pari a zero. No. Non è zero, altrimenti la gente non gioca lì. Di vincere al Superenalotto. Come funziona il Superenalotto? Chi lo sa? No, no, no.
solo, oddio, non posso suggerire niente perché se suggerisco di non giocare. Vi posso dire che io ho un allievo, ci ho avuto che ha fatto il dottorato di ricerca seguito da me, perché disegno ingegneria, quindi non mi capita tanto di avere allievi che facciano, no, diciamo dottorato matematico, e ha fatto una bella tesi sui generatori di numeri pseudo casuali, l'hanno subito dopo due mesi l'hanno assunta alla Sugei, buona azienda, e chissà che mi credevano che la mettessero a fare. E adesso è diventata il capo di quel gol, però insomma sta nel gruppo dove si controllano tutti i giochi delle macchine. Qualcuno deve fare. Ok. Allora, qual è la probabilità di, che significa vincere a Super Enalotto? Come si gioca a Super Enalotto? Che devi scegliere? Quanti numeri devi scegliere? Sei numeri. Da dove li devi scegliere? Da uno. E allora quanti, a che cosa corrisponde questo? Come si chiama nel nostro linguaggio? Una combinazione. C96. Cioè non è che è diverso, funziona qua. E quando fa C96? Fa 90 per 89 per 88 per 87 per 86 1, 3, 4, 5 per 85 fratto 6 fattoriale. Quando fa 6 fattoriale? 720 8 8 11. Adesso facciamo il conto con la calcolatrice, una volta tanto siamo alla calcolatrice. Possiamo farlo pure a mano, non c'è problema. Giusto per far vedere sul telefonino mi sta pure la calcolatrice ormai. Allora, 89. Fate i conti che non siete capaci. Per 86 per 86 per 85 per 11. Fa 622 milioni 616 mila 614 mila 630. Queste sono le possibilità. Quante sestine vincono? Una. Quante possibilità avete? Una su 622 milioni. Cioè circa 1.6 per 10 alla meno 6, però non è importante, 1 su 622 milioni, si capisce meglio. Fermi, adesso vi racconto la storia, si dice il peccato, non si dice il peccatore. Quando introdussero allora con questo gioco, allora, la Lottomatica è la società che detiene i diritti per far giocare a Superenalotto. Non è che seguo moltissimo queste cose, però Lottomatica era, a un certo punto si era quotata alla borsa di New York, penso che sia ancora quotata là. Che vuol dire? Che tiene soldi. Che è una società povera o ricca? Sì. Ricca. Allora, eppure quando cacciò questo gioco ci fu un minimo di polemica, nel senso che uscì il gioco e dopo un po' non vinceva nessuno per un po'. Come funziona il Superenalotto quando non vince nessuno? Alza il livello di... Come si chiama? Montepremi. Jackpot, cioè pot, pentola. Io non me li prendo. Allora, come si fa? Si prendono tutti i soldi giocati e si ripartiscono. Questo è un gioco in cui il gestore non perde mai niente, non rischia niente, non perde mai niente. Cioè, facciamo un esempio:
io incasso 1 milione di euro. Allora, 50.000 euro per esempio vanno ai rivenditori perché devono lasciare il diritto che hanno venduto la schedina e gli va, che ne so, 5%. O 4%, non lo so quanto gli do. Poi ci sta una quota da dare allo Stato. 30%, non lo so quante sono le cose. Quindi sono 300.000 euro. Rimangono 650.000 euro. Ipotizzo, non li so i numeri. Questi 650.000 euro si mettono, un tot si mette sui premi che, diciamo, accessori, che però fanno vincere un po' di gente. Cioè ogni tanto, il concetto è ogni tanto devi vincere, perché sennò poi la gente si scoccia e non gioca più. Quindi ogni tanto qualcuno vince. Anche se non vinci il Super Enalotto, ogni tanto hai vinto qualche cosa. Ricordate quel comico, chi è? Paolo Antonio, no? Vinto qualche cosa? Vinto niente. Invece se tu vinci qualche cosa, allora sei più contento, giusto? È psicologico. Dopodiché, una certa quota importante, ma non lo so se la metà, questo, quella del Monte Premi, va sul Super Enalotto, perché quello è il main driver del gioco. Allora, si mette quella quota sul Super Enalotto, se nessuno vince, la quota rimane là, non viene assegnata, rimane là. Quindi, paradossalmente, il gioco diventa la prossima volta leggermente più invitante. Per quale motivo? Perché tu hai le stesse possibilità come chiunque altro, ma se vinci prenderai i soldi di Mo e di tutti quelli che non hanno vinto prima, chiaro? Che stanno accumulati nel jackpot. Questo è il meccanismo importante, perché arriverà il momento in cui addirittura potrebbe venire un momento in cui potrebbe teoricamente da un punto di vista matematico convenire giocare a Super Enalotto, perché magari non hanno vinto per talmente tante settimane che è conveniente giocare. Ma al di là di questo, cosa succede? Che all'inizio c'erano 1 milione di euro, poi diventano 2 milioni di euro, poi diventano 3 milioni, poi cominciano a diventare 10 milioni di euro. Che succede? Quando comincia a diventare 20 milioni di euro, la gente gioca di più. La gente gioca di più perché vede la carota, comincia a giocare di più. Allora, la storia è questa: quando introdussero il Super Enalotto, ci fu, siccome questi non vincevano, a un certo punto andarono a intervistare un notissimo professore di matematica di Roma. Me lo ricordo, questo era venerdì. Io compravo la Repubblica, la compravo solo il venerdì, per usciva l'inserto per... Quindi vado ad aprire venerdì, cioè era sul quotidiano, non era sul venerdì. Vado ad aprire il quotidiano, avevo intervistato questo professore. Più o meno il tono dell'articolo era: no, ma tanto è tutta una truffa, nessuno vincerà mai niente. Mi scorse un brivido per la schiena. Perché? Allora, come aveva ragionato il professore? Il professore non è che aveva ragionato, aveva detto al suo dottorando, ha detto: fatti un po' di conti, vedi un po'. Allora, che cosa probabilmente aveva visto il dottorando? Il dottorando si era procurato i dati delle prime giocate. Nelle prime giocate giocavano tipo 5 milioni di colonne a volta. Ora, se i giocatori giocassero, mettiamo, 6 milioni di colonne a volta, quante volte dovrebbero giocare? No, qua 10. 100 volte per giocare 600 milioni di colonne, per una speranza mediamente di far una vincita in media, quindi più di 100. All'epoca si giocava una volta a settimana, si giocava il lotto, si giocava solo il sabato, quindi 100 settimane, quanti anni fa? 2 anni. Ci volevano 2 anni per sperare di... Cioè, certo, tutto può succedere, poteva pure succedere, però era alquanto improbabile che si vincesse prima. Dove aveva sbagliato? Allora, il professore
base a questo dice no, vabbè, la gente si scoccerà molto prima dei 2 anni, quindi wow. Io non condividevo quell'intervista, infatti il giorno appresso ci fu il primo vincitore, potete ricostruirla questa cosa, perché potete andare a vedere primo vincitore del Super Enalotto in Italia, andare a vedere il giorno prima gli archivi di Repubblica. Quindi dove, qual era l'errore? Infatti lunedì, contrariamente alle mie abitudini, comprai la Repubblica apposta per vedere se c'era, e c'era l'intervista, perché erano tornati a presto dire, ma presto, ma che c'è di dire? E quello poi era, diciamo, si era, i professori sanno bene come uscire da certe situazioni, però sostanzialmente la figura l'aveva fatta. Dove aveva sbagliato il professore? Ogni volta ricominciano le mosse. Ma c'era un problema. Se effettivamente fossero stati 5 milioni di colonne a volta, me la sentivo pure io di dire una cosa del genere. Ma per quando aveva parlato il professore, quanti milioni di colonne erano a volta? Se quello di Repubblica era andato a intervistare, perché il jackpot era arrivato a 30 milioni, una cosa del genere, e secondo voi con 30 milioni in palio, quanti milioni di colonne a botte ci stavano? Stavamo sull'ordine di 20-30 milioni di colonne giocate a botte. E sì, perché non sono 20-30 milioni di italiani, ci sta pure l'italiano che ne gioca 2-3 colonne. Se l'italiano mediamente gioca 2 colonne, sono 10 milioni di italiani. Con jackpot a 30 milioni, guarda, la prima volta che c'era un premio così grosso, si era arrivati a questo. Allora, 20 milioni o 30 milioni significa, 30 milioni significa una probabilità su 20 circa, che è piccola ma non è trascurabile, in 20 settimane esce, più o meno. Infatti poi sfortuna volle per lui che uscì proprio, lui parlò il venerdì e la cosa uscì il sabato. Ergo, da allora la gente si fiondò a giocare il Super Enalotto. Come hanno... Allora, il problema c'era o non c'era, quello che diceva il professore? Il problema un po' c'era. Perché se poi ogni volta dovevi aspettare così tante settimane, allora che cosa fecero? Misero dei premi più bassi per fare vincere. Hanno raddoppiato il numero di giocate. Hanno messo in settimana anche. Prima sono passata 2 volte a settimana. Sabato e mercoledì. Come pare che è martedì, giovedì e sabato, una cosa così. Adesso sono passata 3 volte a settimana. Adesso... non lo so quant'è, perché poi alla fine rimangono gli affezionati eccetera eccetera, però mediamente, se tu metti che mediamente sono giocate 10 milioni di colonne a volta, sono 60 volte ogni 20 settimane, un paio di volte l'anno che dovrebbe uscire più o meno. Andate a vedere i dati storici. Allora, per capire quanti milioni di colonne giocano a settimana in media, andate negli ultimi 3 anni, vedete quante volte hanno vinto il Super Enalotto, moltiplicate per 622 milioni, dividete per il numero di giocate che ci sono state in quel periodo, che sono 3 volte a settimana, e più o meno, vabbè, con un margine di errore, perché è una cosa di probabilità, non è, però con un margine di errore potete vedere qua, io diciamo, da quante volte è stato vinto il Super Enalotto negli ultimi 2, 3, 4 anni, posso dedurre più o meno quante colonne giocano in media gli italiani nel Super Enalotto. È chiaro? Ok. Quindi, come vedete, ci sta un minimo di scienza qua dietro, sì o no? Va così. Adesso vediamo un altro e poi facciamo una piccola pausa e poi ci facciamo tutti i calcoli delle probabilità di vincere all'otto. All'otto semplice. Quindi, ambo, termo, quaderno, cinquino, tombo, ambo. Ok? Allora... che volevo dire? Ah, ecco, un'altra cosa volevo dire, questa è sempre non tanto di matematica quanto più di psicologia, però già abbiamo visto nella logica che la psicologia conta, perché non esiste solo la logica deduttiva, esiste pure la logica induttiva, cioè in cui qualcuno rende più probabile una certa azione, ok? Per esempio di Moia, se no le pubblicità non esisterebbero. Ok, questa situazione mi colpì. Ogni tanto Fabiola, questa è la mia ex dottoranda che adesso lavora, capita che tipo una volta ogni paio d'anni mi telefono quando c'è qualche problema di matematica un po' più complicato,
lo fa lei in genere, mai, mai chiesto, però per sicurezza magari mi chiedo. Allora mi ha chiesto un consiglio su un conto che doveva fare, poi a un certo punto venne fuori questa situazione. Prendete le macchinette, quelle tipo slot, insomma, Allora cosa succedeva? Succedeva a un certo punto che il, diciamo, il giocatore vinca, succede che il giocatore vinca, per esempio una certa cifra, mettiamo importante, diciamo 100 euro. A quel punto succede che la macchinetta ti offre un gioco equo. Allora, come si definisce un gioco equo? Senza stare a fare le cose in generale, per esempio ti offre di raddoppiare la posta e la probabilità di vincere o di perdere è esattamente il 50%. È esattamente il 50%. Ok? Questo gioco è equo, perché tu se scommetti 100 euro, metà volte perdi 100 euro, metà volte guadagni 100 euro, quindi mediamente non cambia nulla. Quindi se lo fai tante volte esci fuori come con gli stessi euro con cui hai iniziato. Però, allora mi chiedevo, siccome il gioco equo, il gestore del gioco si chiama banco per definizione, no? Il banco ha interesse a portare avanti un gioco equo? No, perché sennò non cambia. Il banco deve pagare la macchinetta, il socchio, chi gli ha venduto l'apparato, deve pagare l'elettricità, deve dare un aggio a quello che gliela mette a disposizione lo spazio per mettere la macchinetta e così via. Quindi deve, e poi ci deve fare l'utile. Quindi non cambierebbe se il gioco non fosse iniquo. Per esempio, la roulette perché è iniqua? Perché se tu vinci, vinci 36 volte la posta, ma i numeri quanti sono sulla roulette? 37, perché c'è anche lo 0. Lo 0 è quello che fa vincere sempre il banco. Ok? In alcune roulette c'è anche addirittura il doppio zero, quindi in quel caso la probabilità a favore del banco, diciamo, la doppia, c'è cioè, due numeri che fanno vincere sempre. Però al di là di questo, sembra un gioco molto più equo del lotto o del superenalotto. In genere là lo Stato e diciamo le altre spese si prendono il minimo intorno al 50%, invece la roulette si prende solo il 3%. 1 su 37, meno del 3%. E invece in realtà è uno dei giochi più dove ci si può rovinare più facilmente. Perché? Perché conta quante volte il volume di gioco, l'avete capito prima, no? Far giocare gli italiani 3 volte a settimana non giocheranno uguale, giocheranno la metà, però la metà per 3 fa 3,5, quindi giocheranno in totale, giocheranno di più, e quindi tu su quello guadagni e quindi incassi di più. Stessa cosa con la roulette, tu guadagni un po' meno del 3%, ma siccome la roulette ogni minuto gira la pallina, in 60, in un'ora puoi giocare 60 volte. Là, al superenalotto devi giocare 3 volte, massimo 3 volte a settimana, che poi è giocato martedì ti aspetta giovedì, giocato giovedì ti aspetta sabato, giocato sabato ti aspetta martedì. Chiaro? Comunque, torniamo a noi. Allora, capita, chiedetelo magari a qualcuno che gioca, che quando il giocatore vince, ha vinto una quota importante, la macchinetta offre un gioco equo, tipicamente un raddoppio al 50%. Perché? Qual è il senso di questa cosa? Qual è il senso di questa cosa? Vediamo un po'. Chi c'è ragione e chi ci arriva? È una questione puramente logica, anche se passa per dei meccanismi psicologici, però. Ripeti la domanda, per favore. Allora, quando un giocatore vince una somma di un certo rilievo, non so se te lo faccia sempre, ma credo sicuramente quando vince almeno, non so, 50-100 euro, almeno quello che mi ha detto Fabiola è che
la macchinetta offre al giocatore la possibilità di raddoppiare al 50%, cioè tu hai vinto 100 euro, li rigiochi, se perdi hai ripreso e non guadagni niente, non prendi 100 euro, diciamo. Se però raddoppi a chi ha più 200 euro. Vabbè, quello dipende da slot a slot, cioè ti dà pure sulle quote, pure che vinci magari 2 euro ti dà la possibilità. Lasciamo, concentriamoci su questa situazione qua. Perché lo fanno? Perché la cosa che mi aveva colpito è che il gioco era equo. Sul gioco equo, teoricamente, il gestore non guadagna niente. Si abbassano le probabilità. No, probabilità sono le probabilità, tra l'altro, sono gestite con un generatore di numeri pseudo-casuali che deve soddisfare dei parametri di legge, sono molto controllati, quindi là non possono imbrogliare, cioè deve rispettare, diciamo, su dei controlli statistici, deve comportarsi come se non fosse prevedibile. Perché se tu perdi dici vabbè, questo ha fatto vince un botto di soldi, ce ne metto altri, questo che mi dica. Fuocherello. Non l'hai detto proprio bene, però se ci avviciniamo, qual è il problema? Allora, quando è che una macchinetta rende? Quando non ti dai soldi, non ti fa vincere. E ti fa giocare. Prima di tutto, quando? Quando giochi. Cioè una macchinetta senza nessuno vicino non rende niente. Continui a giocare, devi continuare a giocare. È chiaro? Esatto. Cioè il concetto è, se tu te ne... allora quando tu hai vinto 100 euro, cosa stai per fare? Te ne vai. Ingassi e te ne vai. Allora, dice, qua io... Poi non, la macchietta non sa se in quel momento c'è un'altra persona pronta a subentrare a giocare. Presuppone di no. E che cosa dice? Dice, io ti offro di raddoppiare. Intanto giochi un'altra volta. Questa volta giochi equo, diciamo... non ci guadagno niente, però cosa può succedere? Guardate gli esiti, perdi tutto, cosa fai? Te ne vai o ricominci a giocare? Ti devi rifare. Dici cavolo, oggi che stavo a vincere la giornata buona, stavo in striscia positiva, mo ho perso, me devo rifare. Vinci un'altra volta, che succede? Seppure sei una persona prudente, cosa fai? Beh, io 100 euro già l'avevo vinti e questi me li metto in tasca, così oggi almeno 100 euro li porto a casa, gli altri 100 però, oh, sono venuti in più, me li gioco. E così, cioè, non succede niente, perché quei 100 euro che tu li giochi sono gli stessi che hai vinto. No, allora tu ne hai vinti, hai dato, allora, guarda le cose come vanno. In metà dei casi, tu i 100 euro li riperdi. Poi lasciamo stare che giochi ulteriormente, però in quei casi hai vinto 0. Allora, nell'altra metà dei casi ne hai vinti 200, ma se 100 li rigiochi, un po' alla volta li riperdi. Quindi probabilmente uscirai in media con meno di 100 euro, perché è chiaro? Perché in un caso esci con 0, nell'altro caso uscirai probabilmente con meno di 200. Se continui a giocare, è chiaro? Pure quei grandi vinci che tu vinci 5, dammene un altro. Vabbè, quello è perché alla fine, cioè quando è che vinci? Perché là si gioca sul fatto che la cifra sembra bassa, ecco, non è bassa, 5 euro. Comunque, questo è. Quindi state attenti, perché dal punto di vista di chi organizza il gioco, come dal punto di vista di chi organizza il supermercato, ci pensano molto bene a come cercare di intrappolare. Dice, alcuni giocatori, questa è veramente una patologia riconosciuta, infatti ci sono alcuni comuni che le macchinette non le vogliono proprio, alcune regioni che hanno diciamo, avviato dei programmi per la ludopatia, si chiama così, e alcuni ex giocatori dicono che proprio i suoni, le luci e i colori della macchinetta che invogliano a giocare, eppure è strano perché ormai quei suoni, luci e colori si possono trovare su un qualunque telefonino, su un qualunque gioco gratuito, quindi non è che... Oddio!
alcuni giochi gratuiti sui telefonini hanno gli stessi, lasciamo stare che si possono giocare pure solo, ma hanno gli stessi suoni, luci e colori delle macchinette. Qualcuno sostiene è che per abituarti a quella, a quei suoni, a quelle luci e a quei colori, così in maniera tale da creare attrazione, la dipendenza. Ok? Facciamo 5 minuti di pausa. Vai.